Spostiamo la pagina delle applicazioni, è una pagina molto importante perché questo è un lettore di notifiche e le notifiche vengono prodotte dalle app. Quindi da questa pagina voi selezionerete le app da cui volete ricevere le notifiche. Come vedete io ne ho impostate numerose. Ecco. Una volta che avrete selezionato l'app, la prima domanda che vi farà è se volete che su questa app venga applicata la conferma di lettura o risposte dirette. In genere si tratta in questo caso di app interattive come può essere WhatsApp, Telegram, eccetera, eccetera. Se tratta di un'app ovviamente non interattiva, rispondete no. Se si tratta di un'app, rispondete sì. Ecco, se risponderete no, ricordatevi che un giorno che vi serve poi attivare la risposta diretta o la conferma di lettura, dovete farlo esplicitamente. Dal dialogo di configurazione di dettaglio. Come ottenete questa configurazione? Adesso però disabilitare questa non mi interessa. Per esempio andiamo su WhatsApp che è molto interessante. Ecco, questo dialogo è molto importante perché vi permette di configurare finemente le notifiche che arriveranno da questa app, in particolare in questo caso WhatsApp. Ecco, da qui potrete decidere se cancellare notifiche una volta che vengono lette, se aprire addirittura l'app quando arriva una notifica, se avere l'interazione di conferma di lettura o risposta diretta e se attivare il private mode anche su questa app, la concatena messaggi. Ecco, questa opzione è piuttosto importante nel caso che vi vengano duplicati i messaggi, ci siano dei problemi. Attivatela per essere e nel caso appunto soprattutto che vogliate rispondere direttamente a un messaggio, ecco questa opzione se la attivate skipperà automaticamente e non vi darà la possibilità di rispondere a messaggi a cui non è possibile rispondere. Il sistema in tal caso mi dice che non ci si può rispondere e io posso evitare di porvi una domanda inutile. Ecco, questa assolutamente app for Firewall, lo vedete, è rossa, non utilizzatela, questa in genere verrà compilata in automatico quando poi volete che vi venga fatto un avviso di chiamata telefonica. Ecco, questa diventerà un'app per avviso telefonico. Questa è assolutamente non utilizzarsi, infatti l'ho rappresentata in rosso come particolare attenzione. Poi ci sono gli filtri di inclusione e di esclusione. Qui, per esempio, potete scegliere un nome, ecco, sia nella parte diciamo di header, di intestazione, diciamo normalmente chi vi sta chiamando e qui il contenuto. Potete scegliere delle parole chiave per evitare che quel messaggio vi venga considerato dalla mia app oppure forzarne assolutamente l'inclusione. Qui potete scegliere un diciamo tono speciale. Per questo determinate messaggi, quindi potete scegliere diciamo, un tono di avviso diverso da quello che avete impostato di default. Qui potete scegliere cosa farvi dire. Quindi in pratica qui ci sono N campettini, li vedete, questi sono tutti i campi tipici che vengono compilati in notifica. Le notifiche sono un tema particolarmente complesso, quindi potete per esempio farvi dire il pack, il nome del pacchetto che vi sta diciamo notificando, il titolo che normalmente corrisponde a chi vi ha inviato un particolare messaggio oppure in pratica del calendar il titolo di quella determinata sveglia, l'oggetto è in genere il contenuto del messaggio, il testo è nel caso per esempio delle mail. Il corpo della mail, ticker è praticamente quello che viene scritto in alto, è diciamo una descrizione lunga di quello che vi è arrivato e il title WhatsApp e l'object WhatsApp, quelli con la W davanti, sono mie rielaborazioni, visto che WhatsApp è molto complesso ed è estremamente, diciamo, articolato nella sua compilazione dei campi. Qui me ne sono inventato due che sono ideali per gestire il titolo e l'oggetto di un messaggio WhatsApp. Ecco, nell'attimo in cui chiaramente vi pentite delle impostazioni che avete fatto, potete sempre ritornare alle impostazioni originali schiacciando il tasto Restore Original Configuration. Ok.